fare domanda, cioè un intervento diretto, perché alla fine da... No, quello che sta succedendo in questi giorni con gli arresti, basta pensare alla stessa motivazione degli arresti, che sono arresti preventivi rispetto alla possibilità che vengono reiterati degli atti compiuti. È evidente che il fatto che questo avvenga nell'imminenza dell'inizio del G8 rende particolarmente esplicito un'operazione che è tesa a creare una provocazione per favorire che cresca la tensione e si determinino anche la possibilità di incidenti che distolgano l'attenzione rispetto a problemi evidenti che riguardano direttamente il Presidente del Consiglio. Quindi credo che questa cosa vada denunciata. Oltre a quelle di Torino, mi risulta che questa mattina ci sono stati anche degli arresti, 7-8 mi pare, anche a Roma, e questo sta ad indicare che c'è un input nazionale alle varie strutture della polizia delle diverse città. Quindi in questo, tanto più a fronte di queste iniziative, la manifestazione che c'è stata l'altra notte, queste iniziative di coinvolgimento dal basso, di un ragionamento diverso che non ha accettato quel terreno di provocazione che stanno determinando in questo paese. Io credo che dunque ci sia un progetto generale. Un progetto generale è quello di utilizzare tutte le occasioni per favorire una ridefinizione dell'assetto di questo paese, che è un riassetto di carattere autoritario e quindi di riduzione degli spazi di democrazia e di partecipazione della gente.